Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo all'Italian Bike Week. Ricordatevi di mettere like e iscrivervi al canale. A tra poco. Qua è tutto pronto, mattina presto, comincia l'allestimento. C'è una signorina con un pass qua. Old School Garage. A botte della birra. E qua a Lignano c'è la tappa ufficiale dell'Italian Motorcycle Championship. Adesso vediamo un po' che cosa è arrivato. Già tantissime le moto in gara quest'anno. E abbiamo visto anche dei pezzi noti. Questo forcellone lo conosciamo, VK Custom Works Budapest. Guardate quante, veramente un sacco di roba. Ed ecco la 120esimo Best in Show, sia a Budapest sia al Fucker C Gallery Motorcycle. Bene ragazzi, siamo passati dai motoviaggiatori, siamo qui con Daniele Donin. Ciao a tutti, vi volevo presentare la mia compagna di vita, la mia cammella. Io grazie a lei ho vissuto delle esperienze bellissime, delle emozioni veramente forti e considerando che è stato tutto un regalo da parte della strada, ho deciso di donare a mia volta delle, spero, emozioni belle a delle persone che ne hanno bisogno. Di conseguenza, da alcune esperienze di viaggio che ho fatto, in particolare quella nel Nord America, io ho messo giù i miei pensieri, ho scritto un libro che non è un libro geografico, è un libro più emotivo. E i proventi della vendita di questo libro, che è pubblicato dalla Minerva di Bologna, che insomma si è assunta questo incarico di pubblicarmi il libro, e i proventi vanno alla ONLUS sulla quale collaboro, che è Bambini nel Deserto, che in particolare sta gestendo un progetto di una scuola professionale per ragazzi di strada e di fatto è una scuola per meccanici. Quindi io che sono un viaggiatore, che ho avuto tutte le mie rogne, certo, ovviamente, come tutti, non posso che favorire una scuola professionale che per ragazzi che un giorno ci aiuteranno la moto da Cave in Senegal. Quindi, no, scherzi a parte, è un bel modo secondo me di aiutarli a casa loro, perché di fatto gli crei un lavoro lì, gli crei, certo, una vita lì, quella è casa loro ed è giusto che se la gestiscano loro, non è questione di pubblicità di nessun genere. Io ti ringrazio, questo grazie libro... Grazie a te. Se passate a trovarmi, ne possiamo parlare insieme, ne parliamo. Grazie, ciao. E ora ragazzi, siamo qui con un altro motoviaggiatore, Maurizio De Biasio. Raccontaci un po' le tue esperienze. Ciao ragazzi, io sono probabilmente una quarantina d'anni che viaggio, viaggio prevalentemente da solo, ho viaggiato con mia moglie, negli ultimi anni viaggio da solo e mi trovo tanto bene perché così non devo discutere con nessuno e faccio praticamente quello che voglio, i miei desideri, e riesco così a soddisfare e realizzare i miei sogni, che io penso che
importante nella vita poter fare, poter realizzare i propri sogni. Da 40 anni viaggio, prima con la Guzzi che ho a casa, regolarmente funzionante, e negli ultimi anni sto utilizzando questo Kawasaki di terza mano, comprato per 1500 euro, quindi però il messaggio è quello che di trasmettere che si può viaggiare anche spendendo poco. Giusto. E i percorsi che ho fatto vanno dagli Stati Uniti all'Africa, al Giappone, con cui sono arrivato con questa, Iran, Pakistan, India, tutto il mondo insomma. Ma direi a parte Sud America, sì, tutto il mondo insomma. Bene, e ultimo viaggio? L'ultimo viaggio è stato l'Islanda, che non era proprio partito per l'Islanda, ma ho dovuto cambiare in corso d'opera il mio percorso, e questo fa sì che insegna che a volte bisogna anche cambiare senza paura, certo. Però bisogna anche poter avere il coraggio di cambiare, e quindi ho fatto l'Islanda, che mi è piaciuta tantissimo. Sono stato anche fortunato per un clima eccezionale, forse sono stato ripagato da qualcuno e quindi sono veramente contento. Quindi ce lo consigli? Lo consiglio col bel tempo. Ok, certo, certo. Ecco, la pioggia non piace a nessuno. No, la pioggia e il freddo non piace neanche a noi motociclisti duri e puri, insomma. Ottimo, grazie, grazie mille. Grazie a voi, ciao. E ragazzi, siamo qui con un'altra motoviaggiatrice, Sandra Luzzani. Raccontaci un po' le tue esperienze di viaggio. Allora, io ho iniziato in tarda età, e però nonostante questo ho imparato, sto viaggiando anche oltre frontiera, ho viaggiato per tutta Europa tranne l'Europa dell'Est, che riservo di fare più avanti, anche per via della guerra purtroppo, e mi sono spostata poi quindi ad ovest, ho viaggiato fino a Capo Nord, e ovviamente dopo aver fatto Capo Nord potevo non andare in Terra del Fuoco, in Patagonia o Ushuaia, così ho fatto i due capi e i due poli se non altro. L'ultimo viaggio che ho fatto dopo l'Islanda, abbastanza impegnativo, è stato proprio in Patagonia, un viaggio molto bello, entusiasmante, dove veramente viene fuori la mia essenza di viaggiatrice, che è quella di regalare emozioni a chi magari o non può andare o non se la sente, di contagiare un po' con questa voglia di andare, perché si può andare in modo semplice, non è pericoloso, bisogna prepararsi ovviamente, ma sono cose che sono alla portata un po' di tutti. Detto questo messaggio, soprattutto rivolto alle donne, perché appartengo a WIMA, che è un'associazione che si occupa di fare rete tra donne motocicliste, dedico questi viaggi che sto facendo ultimamente, visto che ho la fortuna di poter viaggiare, dedico questi viaggi a Jessica Vianello, che è una cara amica che in Kenya sta aiutando i bambini, quindi chi ha più bisogno. Converto la mia fortuna in un pochino di fortuna, di sostegno per questa ragazza che da sola sta portando avanti una casa famiglia in Kenya con 30 bambini attualmente, e sto vendendo i miei viaggi, i miei librettini che preparo semplici a un prezzo ovviamente molto basso per poter raccogliere più fondi possibili, e questa è un po' la mia missione. Io ricevo molto dal viaggio in moto, il viaggio in moto è sicuramente una fonte di ricchezza interiore, ti insegna tante cose, soprattutto il rispetto dell'altro e a ritrovare te stesso. Ok, grazie mille! Ciao, ciao a tutti e buona strada! Allora ragazzi, siamo qui ancora con Moto Viaggiatori, Kumbinin on the road, raccontaci un po' la vostra esperienza su tre ruote. Allora, noi l'abbiamo definita un'esperienza mistica, perché altri aggettivi non ci sono. Certo. E tra imprevisti, qualche gomma bucata, frizioni eccetera, siamo arrivati in Sicilia. Bene. È stata un'idea partita tra amici, così un po' per scherzo quasi. E niente, siamo arrivati in Sicilia, abbiamo fatto festa, siamo tornati. E una grande esperienza. Sì. Bello. Grazie. Ragazzi, sta prendendo vita qua. Sì, stanno aprendo un po' tutti, anche le bancarelline. Adesso andremo un po' a vederle. Insomma, ci stiamo già divertendo. E qua ci sono un sacco di customizer. Adesso andiamo un po' a vedere che cosa troviamo. Bene.
Bene ragazzi, parlavamo di Customizer e siamo qui con Custom Tom, specializzati in V-Road. Raccontaci un po' da dove nasce la vostra passione. Già, la nostra passione nasce 6 anni fa da questa passione per queste moto, da lì è nata tutte queste che facciamo modifiche. Abbiamo fatto questa scelta che la nostra officina è specializzata solamente su questi V-Road. La V-Road dal 2001 dalla nascita, fin quando la V-Road ha smesso di creare questi gioielli per noi, e è finita nel 2017. Da lì abbiamo nato, creato questi gioielli di moto. La nostra passione è aumentare questi gommoni dietro, più sono grandi più praticamente ci divertiamo. Più ci piacciono. E ci piacciono e a quanto pare piace alla gente anche. Grande, grazie mille. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao a tutti, ciao. E ragazzi, siamo qui con un altro customizer, siamo con Raw Custom. Raccontaci un po' di voi. Ciao ragazzi, noi siamo un'officina da Padova. Siamo aperti da più o meno una decina d'anni circa, sudati, molto sudati. Noi costruiamo e customizziamo moto, specialmente scrambler, quindi moto da fuoristrada, ok? Moto da viaggio, Harley e qualche zopperino. Le cafe racer mi piacciono, ma non troppo, diciamo che non sono il mio pane. E facciamo moto, come dice il nome, raw, grezze, spartane, crude, lasciamo solo l'essenziale sulla moto. Come i chopper, no? Tu chop si fica a tagliare, lasciamo l'essenziale, certo, quello che basta. E sono moto crude, grezze, spartane, solamente quello che vi serve per far vivere voi. Grazie. Passate in officina, vi aspetto. Grazie. E ragazzi, qua vicino al palco centrale ci sono i ragazzi che partono per fare la tassellata fino in Slovenia. E adesso facciamo due passi in mezzo agli stand. È tanto pieno di bancarelle, stanno aprendo un po' tutti. Vediamo un po' cosa ci offre oggi questa Italian Bike Week. E adesso birretta perché si muore di caldo, salute. Salute. E adesso arrosticini. Come sempre, vida loca! E dopo due arrosticini, la zona delle demo ride. Ragazzi, siamo qua anche nello sterrato. Abbiamo lasciato l'area delle demo ride per vedere un po' di moto parcheggiate. Sono veramente tante qua fuori all'area del Luna Park. Veramente belle. In realtà è bello venire a passeggiare qua fuori anche soltanto per vedere le moto che arrivano e tutti gli avventori.
Bene ragazzi, siamo qui con Eva, una delle protagoniste della Bike Week. Raccontaci un po', perché oggi sei qua con Fire Doll, il tuo brand. Esatto. Allora, è un brand nato da poco, che sono tutte cose realizzate a mano, customizzate, quindi ricerco capi particolari, vado ad applicare borchie, patch e colore. E customizzo anche capi vostri, quindi se avete qualche capo, un gilet, qualsiasi chiodo, bello, a tema che preferite. Quindi ecco, questo è quello che faccio. Bello. Insomma, un sacco di customizzazioni questa volta, non soltanto customizzazioni sulle moto, ma anche sull'abbigliamento. Spero vi piaccia. Grazie. Bacio. Non solo moto qua a Lignano, ovviamente anche tante auto americane. Domani ci sarà la parata, quindi prossimo video incollati, perché tutte queste bellezze sfileranno. Bike Week, Miss Betty Red, un applauso, perché sì, insomma, cioè voglio dire, guardate i capelli, è tutta roba sua, io ho il tupè perché, cioè non so se degna vincitrice meravigliosa davvero, però i furlanate cavendi udi angeie come me, e è l'organizzatrice insieme a Paolo Barber, il nostro Paolone nazionale del Barber Day, che si terrà il prossimo 2 giugno a Levico, mi sbaglio? Dillo tu, a Borgo Valsugana il 2 di giugno. Arriva direttamente da Milano, è un biker che gira tutti i motoraduni, anche all'estero, immortale a questi eventi che potete vedere sul suo canale YouTube, ed è anche un ottimo blogger, quindi seguitelo. Aspetta un momento che passa l'aereo qua che rompe le balle, ecco. Ovviamente è anche un grandissimo estimatore di bellezze, e qui avrà pane per i suoi denti, ed ecco con noi direttamente da Milano. Eccolo qua, prego Mr. Feneasi. Dove lei più si gode la visuale, poi io me tolgo da qua. Allora, pronti? Tutti pronti? Aspetto che mi facciano un attimo ancora un 2 foto nel deretano e poi... Ecco, siete pronti? Bene, voglio un applauso. Se no non escono, neanche le tette non escano se non applaudi. La Dani! Miss Christine Lolly Doll, la Miss in carica Biker Fest. La meravigliosa Miss Mamie. Mrs. Nim. Aspetta, chi manca? 4, eccoci qua. Mrs. Claude. Candy Claude, insomma. Con le sue meravigliose succose mele. La nostra simpaticissima Pink Panther. Pink, chiaramente, Pink. Abbiamo i capelli rosa. Eccola! Okay.
anzi no, mani fuori dalle tasche, maschi, perché so io che voi, con la scusa delle mani in tasca, ma che meraviglia, mi svegli, questo completino verde smeraldo, ce l'ha tatuata, alla calza tatuata, meravigliosa. Per circa 20 anni in sella BMW GS percorrendo... Eravate giovanissimi, sì, sì, adesso sì, ne avete 23-24, quindi avete cominciato esatto, da molto esatto. Giovani. Eravate col triciclo quindi, esatto, ma esatto, che meraviglia, esatto. Hai capito questi? Sì. Io ho 50 anni. Non è che era richiesta l'età, comunque... non sapete mai l'età una donna, però... Esatto. E quindi raccontateci un po'. Sì, ecco, dopo aver viaggiato in quattro continenti in sella da moto, guarda pure sì, loro, è arrivato, loro sono interessati. Certo, è arrivato il Covid e il Covid ci ha avvicinato al mototurismo lento e per questo ci siamo avvicinati al Giao. Con il Giao abbiamo deciso di percorrere il primo viaggio che ci ha visto arrivare fino a Capo Nord e da lì è nato il nostro progetto che ci avrebbe visto percorrere in ben 4 anni da Capo Nord, quindi dal punto più estremo dell'Europa, fino a Cape Town, quindi il punto più a sud dell'Africa. Siete dei grandissimi viaggiatori, non no, turisti, no, ci stiamo, ma proprio viaggiatori. Ci stiamo divertendo, ecco, che è questo quello che conta, ma soprattutto io sto con lei che è la mia vita. E quindi... Chissà cosa ti chiederà stasera, perché sì, mi si incarica fai qui che adesso cederà il posto. La nostra Lady Barbe da Trento con il suo Paolo Barbe e il nostro Venerasi direttamente da Milano. Grazie a voi per esservi prestati qua con noi. Ringrazio assolutamente il nostro grande boss Moreno Persello e il suo staff. Il service con lo zio, lo zione Fede Lentini e soprattutto voi il pubblico di questa nostra Bike Week, i nostri super fotografi tutti qua. Abbiamo soltanto la coroncina, invece per Miss Webina Biker Fest abbiamo anche la fascia. Quindi vieni a vedere con me, guarda, hai visto? Ci guardano tutte incuriosite. Buon, allora lo diciamo? Vuol dire essere al vostro posto. Lo diciamo? Io voglio dire il numero prima, aspetta, 69 dov'è? Vediamo. Allora, Miss Pinup Bike Week 2023 è Missis. Never been a moon.
Pinup Contest finito, tra un po' ci sarà la parata, facciamo anche un altro giretto, vediamo cos'è arrivato. E adesso si beve! Ragazzi, è tutto pronto per la parata. Thank you.
faccio venire l'acquolina in bocca con questo paninazzo con la porchetta, con tutta la crosta, guardate. Ed eccola che si mangia un bel burritone. Qua si griglia, ragazzi, guardate quanta carne. Ragazzi, dita locca! Ore sono tornati, ragazzi, dalla tassellata. Ci si scatena al Vida Loca. E intanto che ballano al Vida Loca, noi andiamo a sentire la musica perché sono cominciati i concerti. Ragazzi, questo video è finito. Ricordatevi di mettere like e di iscrivervi al canale. Alla prossima!